Bene, ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come si applica un kit sull'hypermotard, il concept, il nostro. Prima cosa ho già pulito le altre carene, adesso poi vi farò vedere come si pulisce bene questa per preparare l'adesivo. Alcol normalissimo, sono aperta. Andiamo a pulire bene fuori qua. Tutto nei punti che dove andremo ad attaccare l'adesivo. Perfetto. Fatto questo. Prendiamo il nostro cleaner che serve per andare a sgrassare. Prendiamo passata, una testa pulita. Avete visto già, si ferma, quindi vuol dire che questo è esattamente il rumore che deve fare, vuol dire che la crema è priva di grasso, quello di più. Per chi avesse la scritta come questa sotto trasparente, diamo una pezzettina che dà una mano, bisognerebbe avere la carena pulita per fare un bel lavoro. Si tratta di alcune domette sotto trasparente, altre no. Non ci chiedete il perché noi lo sappiamo. Questo sappiamo, ma non sarà lungo. Dipende da chi è che fa. Quando mettiamo la nostra carta, bisogna coprire la scheda di carta. Possiamo mettere la nostra scritta, il nostro adesivo. Andiamo a vedere la carta base. Andiamo a posizionare prima sulla curva qua. Ci fissiamo con dei punti. Qua siamo fissati su dei punti. Possiamo andare a togliere la nostra carta di trasporto che si chiama tape. Questo andiamo a stendere l'adesivo.
a spingere adesso in questi punti, che lo faremo dopo col fan, vi faccio vedere. Lasciamo un attimo aperta, così. Vediamo il nostro ton. Vediamo la scaldata, quindi facciamo del lago adesivo, il minimo, e poi gli facciamo fare quelle grinze. Non abbiate fretta di fare questa operazione. Quindi c'è anche qualche minuto in più che non è un problema. Ma così almeno lo metterete giù senza fare grinze, senza fare niente. Piano piano andiamo avanti un millimetro o due alla volta, ci mettiamo 5 minuti. Andiamo a fare un buon lavoro. Abbiamo fatto forse l'ultimo passaggio. Ora quando ho lasciato stante ci passo sotto il dito, lo andiamo solo a scaldare. Ci buttiamo dentro col dito. Prima in mezzo, poi triangolare sotto, triangolare sopra. E l'abbiamo messo. Qua andiamo a tirare in punta e poi scaldiamo. Qua che l'abbiamo lasciato indietro, ne faremo, scaldiamo e portiamo avanti il materiale. Così non facciamo le grinze. Usate sempre il calore
cosa molto molto importante. Se andiamo a mettere questo sopra fango, prendiamo la nostra carta base, andiamo a prendere il buco, ci appoggiamo così, prendiamo via la nostra carta trasparente, non serve nulla. Perfetto, siamo quasi alla fine, mettiamo questo qua, andiamo qua a seguire lì per il filo della carena. Passiamo ancora un certo punto. Tiriamo via il trasparente. L'aria. Arriviamo a questo punto, cosiamo il tonno. Scaldiamo. E mettiamo a mettere giù l'adesivo. Abbiamo fatto anche questo.
attimo. Facciamo il frontale e abbiamo finito la grafica. Ma qua ho già pulito l'impacciamento. Fissiamo un punto e teniamo la carta trasparente. Uguale facciamo da questa parte. Andiamo a sentire se abbiamo fatto bene. E
e siamo ancora qua. Occhio che ci si scuote. Perfetto. Posso vedere un po' più da vicino qua, è nuota. Dall'altra parte. Questo è sopra, come si vedrà. È a posto. Ciao ragazzi.